si riparte dopo una sosta lunghissima, sembra essere in Germania, allora, dove sono abituati a fare queste soste, però che si riparte in maniera anche esagerata, no? Subito campi pesanti, col tempo ovviamente l'inverno, tre partite una settimana, poi una settimana normale, poi altre tre partite. È normale tutto questo? No, non è normale, però tutta la stagione che la viviamo tra alti e bassi nella gestione delle cose, quindi ci adeguiamo noi come si devono adeguare tutti gli altri. Alla fine della fiera andiamo a giocare a Vercelli, che è pure un campo sintetico, quindi anche se poi il maltempo dovesse perversare, almeno la prima la scontiamo, ecco, quindi abbiamo visto meno 4 più 4 a Vercelli. Ma nel sintetico grandissimi problemi, sì, non ce l'abbiamo, quantomeno guadagniamo in reattività. E poi mercoledì vedremo in casa che succederà. Si parte subito con un big match, classifica la mappa. Ma è un periodo insomma che ci ha fatto bene, secondo me, magari domani vengo smentito domenica dai risultati, però secondo me la squadra c'era bisogno di recuperare più dal punto di vista mentale che fisico. Mi sembra che stiamo abbastanza bene tutti, quindi andiamo ad affrontare la partita in buone condizioni. Abbiamo la defezione di Belloni, che era meglio non ci fosse, insomma, per il percorso che doveva fare lui. Detto questo, gioca un altro, quindi ha problemi di influenza? Sì, lui è reduce da placche, quello che ne va dietro, quindi non ce l'ho disponibile. Però, insomma, alla fine gli altri sono tutti in buone condizioni, anche rimedi basito, compreso. Anche sì, basito. Anche basito. Grazie. Defezione, diciamo, neanche in panchina riesce a portarlo. No. E infatti è proprio, forse, è il reparto dove sei più corto, anche se lui non è un attaccante vero e proprio, no? Voglio dire. Sì, è un ruolo delicato per il nostro sistema, più che altro, quindi è un giocatore che noi abbiamo preso perché ci desse qualità dal punto di vista offensivo, ci desse la possibilità di fare qualche gol in più per le caratteristiche che ha, per la qualità che ha. Alla fine non l'abbiamo mai avuto a pieno regime, un po' perché è arrivato da un periodo di inattività, nel senso che lui di partite dall'inizio degli anni precedenti ne ha fatte poche, e un po' perché ha avuto degli inconvenienti strada facendo. Tanto non ci posso fare niente, quindi faremo in un altro modo. Senti, dopo lo chiediamo a lui che si presenterà, ma ecco, la scelta di Remedy, dal punto di vista della società, quindi tu ovviamente lo conosci, non so se direttamente se l'hai avuto, mi puoi così spiegare questa scelta, le motivazioni? Ma c'è stata la possibilità di, insomma, approfittare tra virgolette di qualche svincolato d'ufficio della propria Piacenza. Il giocatore che conosco molto bene, Reme, non l'ho allenato io personalmente, però lo conosco abbastanza bene. Andavamo in cerca di completare un reparto dove nelle mezzali secondo me siamo corti, vista, insomma, la persistente assenza di Benucci. Secondo me ci arriva anche una caratteristica un po' diversa da quelle che abbiamo già. Noi siamo una squadra che ha poca fisicità, poca struttura, è un giocatore che ci dà quello che in questo momento qua non abbiamo. Detto questo, si gioca il posto con gli altri senza nessun problema. Andavamo in cerca di comunque ragazzi che ci avessero fame dal punto di vista sportivo. Viene da due fallimenti consecutivi, penso che più di lui non ne possa avere nessuno, e credo che sia un ragazzo che si incastra bene nel gruppo e che ci darà la mano. Senti, hai parlato di mezzala interno, quindi come, cioè, se non è un'alternativa a Vasit, per esempio, no, piuttosto agli altri. Può farlo perché per caratteristiche forse lo può anche fare. Lui può fare benissimo il doppio mediano. Chi può fare il doppio mediano sa fare un pochettino la mezzala, un pochettino il play. Resto dell'idea che sia un giocatore più bravo nel fare la mezzala. Dopo, oggi che i giocatori che possono fare il play c'erano un milione. Tutti quelli che ho in organico, centrocampisti, potenzialmente potrebbero fare il play. Quindi è meglio che mi concentri sulle mezzali. Questa questione della Pro Vercelli è una squadra che non ha cambiato moltissimo in questo mercato, un po' come l'Arezzo, che avversario si aspetta, che partita si aspetta domenica? È una partita difficile perché è una squadra estremamente pratica nel calcio che fa e nel
tentare di perseguire il risultato, quindi su pochi fronzoli hanno giocatori comunque di categoria, qualcuno di categoria superiore, davanti hanno un ottimo giocatore, una squadra pericolosa, andiamo in casa loro. Di solito le partite nei primi 25 minuti, mezz'ora, sono tutte estremamente equilibrate, poi vediamo man mano che si allunga, può subentrare condizione fisica, aspetto mentale, tante cose, ecco. Noi secondo me stiamo bene, presumo che stiano bene pure loro. Hanno scelto, da quello che leggo, di non operare sul mercato perché si ritengono a posto e io sono d'accordo con loro. Alla fine è una squadra che vedremo che succederà col proprio Piacenza in classifica, ma con le partite da recuperare potenzialmente prima in classifica, quindi non vedo il motivo di andare a mettere correttivi su una squadra che funziona. È lo stesso discorso che un po' vale per noi. Se ci sono giocatori che ci possono aiutare, come nel caso specifico di Remedi, ma più per una necessità, nel senso che comunque non abbiamo mai avuto Benucci a disposizione, ci serviva un giocatore su quel ruolo, se no probabilmente non avremmo fatto niente nemmeno noi. Poi vorrei chiedere sulle palle inattive, visto che ha sottolineato, no, questa difficoltà a sfruttarle a pieno, chiedo se c'è un sistema, insomma, per migliorare questo dato, oppure se ormai è questo e ce lo porteremo fino alla fine. Sì, secondo me sì, nel senso che alle volte quando facciamo le analisi, soprattutto noi allenatori, abbiamo la presunzione di pensare che tutto si possa risolvere col lavoro, non è così. Noi abbiamo un deficit di struttura grave, però a oggi non è stato un problema nell'economia della stagione, però noi per vincere una partita dobbiamo fare quasi tutto in modo, non perfetto, però eccellente, sì. Alle volte le squadre possono anche sporcare delle partite con una palla ferma, a noi non ci riesce quasi mai perché non è la nostra caratteristica, ma al di là del fatto che magari non riesco a vincere una partita sulla palla ferma, dobbiamo tentare di non perderla, perché comunque per quello che non riusciamo a produrre nella fase offensiva rischiamo di subire nella fase difensiva, perché purtroppo se troviamo squadre strutturate abbiamo una deficienza grave. Io parto dal presupposto, però questa è un'idea mia, un pensiero mio, una considerazione soltanto mia, potevamo pure cambiare e metterci a difendere la zona. Io resto l'idea che una squadra che ha una struttura e difende la zona è doppiamente penalizzata, perché do pure la possibilità all'avversario di prendere la rincorsa e impattare la palla, così quantomeno tentiamo di ostacolare quelli più grossi di noi, se ci riusciamo. Mi stavo tornare su Benucci, se da quello che ho capito sono un po' allungati i tempi di recupero, su Salifu qual è in questo momento la considerazione, nel senso sembra aver comunque sta superando quei problemi fisici, e poi se la preoccupa il fatto di avere una rosa molto ampia e magari non riuscire a sfoltirla in una certa maniera da qui alla fine del mercato. Allora, su Benucci oggi abbiamo avuto un problemino, però vediamo di che entità è. È un ragazzo che viene da 6 mesi di inattività. Abbiamo avuto tutti quanti la percezione che nelle ultime 2 settimane stesse bene, pure oltre quello che pensavamo, e immancabilmente oggi si è fermato. Non credo che sia niente di che, però è un campanello d'allarme, vuol dire che comunque dobbiamo usare estrema attenzione nel recupero suo. Se oggi non avesse incontrato il problema che ha avuto, sarebbe venuto via, l'avrei convocato, però così no, quindi aspettiamo a vedere l'esame strumentale che faremo nei prossimi giorni, se speriamo che non sia niente che gli complichi comunque la rieducazione. Per Salifu è un discorso analogo, a differenza di Benucci non viene da un infortunio vero e proprio, però da 6 mesi è singhiozzo dal punto di vista degli allenamenti, sì, allora tentiamo di non fare troppi errori nella gestione dei giocatori che sono assenti da tanto tempo. Magari viene convocato, ora lo vedo domattina, se è il caso di farlo o meno, però ci va un po' di pazienza pure lui per farlo tornare a piena efficienza, anche se non penso che sia distante da essere a piena efficienza. Scusa, mi sono perso sulla terza. Una rosa comunque molto ampia. No, a nessun allenatore piace lavorare con 35 calciatori, però detto questo ce li ho e li alleno, tento di organizzarmi meglio io. Alla fine non cambierebbe niente da quello che ho fatto nei primi 6 mesi. Diventa penalizzante adesso per loro, nel senso che le partite sono sempre meno, quindi le occasioni sono sempre meno, però il calcio va così, io più di 11 non le posso far giocare. A
anche se non ho mai dato sentenze definitive quando ho fatto delle scelte, ci sta che man mano che andiamo avanti lo spazio per qualcheduno si assottiglia ancora di più. Però non è un problema di gestione per me, cioè in qualche modo faccio. Sono curioso di sapere quanto sta bene Basil, ho visto fino a pochi giorni fa non era in gruppo, non ha lavorato con il gruppo, no? Per... Allora, faccio una considerazione che non c'entra niente né con i miei medici né con i miei calciatori. Io da giocatore, quando ho avuto male, mi sono fermato e non avevo bisogno di fare nessun esame strumentale perché non potevo andare avanti, non potevo giocare. Oggi noi viviamo, non noi, mi è capitato pure nelle stagioni precedenti dove oggi un giocatore c'ha male, domattina si allena, oppure un giocatore oggi non c'è niente, finisce una partita, poi mi dicono guarda che ha fatto l'esame, c'ha uno stiramento di 2 cm, di 20 cm, 3 settimane fermo. Non so dirti che è cambiato dai tempi miei, so solo dirti che da che sembrava che lo perdessi per 2 mesi, invece ce l'ho a disposizione. Ieri ha fatto un tempo di partita senza batter ciglio, questo non vuol dire che magari sia completamente guarito. È un ragazzo di colore, mi è capitato spesso anche da compagni di squadra di ragazzi di colore che hanno fibre diverse dalle nostre, che magari recuperino più velocemente dai infortuni che a noi sembrano insormontabili, può pure essere questo. Sono contento, alla fine quello che mi interessa è che il ragazzo ce l'ho a disposizione ed è un recupero a cui non facevo conto, invece mi dà una grossa chance, quindi ora vediamo se è il caso di farlo partire dall'inizio oppure da subentrante, però siamo contenti. Ecco. No, volevo chiedere sull'argomento attaccante, mister, cioè, se lo aspetto da questa sessione di mercato, è comunque un obiettivo che avete concordato con la società, o se non dovesse arrivare alla fine andrebbe bene lo stesso, per capire un po' come andrà alla fine. Guarda, mi sento di fare una considerazione facile. Con l'organico che abbiamo per il campionato che dovevamo fare, noi saremmo a posto. Oggi ci troviamo in una posizione di classifica che non pensavamo mai all'inizio, l'appetito viene mangiando e uno tenta di fare quello che può, più di quello che può, per tentare di rimanere dov'è. Detto questo, questo lo dico più per i miei calciatori, perché ci sta che oggi un ragazzo che legge queste cose qua perda un pochettino di serenità. Questo mi capita magari in 2 o 3 personalità dei miei, dove può dar fastidio leggere che stiamo cercando una punta. Noi non stiamo cercando una punta, noi guardiamo se il mercato ci offre la possibilità di migliorare quello che abbiamo. Se migliorare pure nella caratteristica del giocatore, nel senso che magari non è un nome altisonante o un giocatore che tutti si aspettano, ma è una caratteristica che magari fa per il caso nostro in questo momento qua, o per quello che pensiamo che possa essere per il caso nostro. Detto questo, se non troviamo nessuno, io rimango con la batteria di attaccanti che ho, è una batteria di attaccanti che ha finito col quarto attacco alla fine del girone d'andata, non abbiamo fatto una montagna di gol, perché secondo me 25 gol in un girone sono, non ti dico la normalità, però più o meno, però alla fine sono contento di quello che abbiamo fatto. Ora, siccome leggo sempre il nome di Persano e lo legge pure lui, è uno di quelli che secondo me, oggi non ci ho parlato, quindi vi dico una roba che a lui non ho ancora detto, perché sono stato giocatore e parto dal presupposto che un calciatore deve saper sopportare la pressione anche di leggere che se ne deve andare, che cosa che noi invece non abbiamo preso in considerazione, o che magari arrivi un attaccante che sostituisca lui e si sopporta la pressione, se la incarta, tira sulle manichette e reagisce. Ma detto questo, io sono contento di Mattia, visto che è quello in questo momento qua ha preso un po' più come giocatore che può subire una cosa del genere. Deve stare tranquillo pure lui, alla fine ci può stare che un giocatore durante il corso della stagione abbia qualche alto, qualche basso, soprattutto uno che non gioca con costanza. È anche vero che abbiamo preso un ragazzo che l'anno scorso faceva l'alternativa nel Lecce, che ha vinto il campionato di Serie C, può fare l'alternativa importante pure nell'Arezzo, che a oggi non ha ancora vinto niente, quindi non vedo una roba urgente. Ecco, poi se il mercato ci dice che c'è un giocatore che può fare il caso nostro, se si può lo prendiamo, se non si può dormo uguale. Per me l'ultima è una sensazione, non posso che chiedere una sensazione, insomma, se domenica la propria scienza secondo lei alla fine la gioca la partita con i ragazzini presi un po' qua e là, oppure se non succederà. Guarda, abbiamo parlato un po' tutti questi giorni qua, dopo il parere della Corte Federale di ieri, siamo tutti qua che, io te lo dico proprio spassionatamente, che aspettiamo che salti tutto, perché noi abbiamo un vantaggio enorme.
ma mi sembra una situazione paradossale. Faccio un esempio: se partiamo dal presupposto che possiamo consentire alla propria Piacenza di presentarsi con 8 tesserati, poi che ne so, come ho letto stamattina, non so neanche se sia vero o no, che può andare a tesserare ragazzotti da Tizio, da Caio, da Semproni, allora io faccio una roba, faccio 6 punti quando sono a 40, ho raggiunto la salvezza, era l'obiettivo della nostra società, io faccio che togliere tutti i miei giocatori e far giocare qualche ragazzo, ne faccio debuttare 10 e falso tutto quanto. Se per la nostra federazione questa è una roba normale, accettiamola come una roba normale. Io resto l'idea che in questo campionato qua di normale non c'è stato assolutamente niente, stiamo continuando a fare una roba storta dietro l'altra, se vogliamo fare l'ennesima facciamo l'ennesima. Supererebbe tutte quelle fatte finora. No, ora siamo imbattibili. Non può superare niente perché penso che quello che è stato fatto quest'anno sia imbattibile. Ma io mi metto nei panni di tutti perché penso che pure per un calciatore non sia. Stiamo qua a fare tutti i discorsi etici, tutto qua, e poi alla fine presentiamo 3 partite vinte a tavolino della propria Piacenza, allora. La Juve, il Siena e la Pro Vercelli usufruiscono di una squadra che non si presenta, io sono scemo che va a Piacenza e perde, adesso chi ci gioca domenica non so neanche chi ci deve giocare, da Alessandria e gioca contro magari 10 Beretti, se voi vi sembra roba normale, ma no. Altre domande o... Grazie mille.